Salve, io sono Riccardo. Ciao, mi chiamo Luce. Percorro le strade dell'esistenza da sei lustri. Ho 25 anni, quasi 26. Sono laureato in filosofia e linguaggi della modernità. Secondo l'opinione diffusa, laurea perfettamente inutile. Infatti io sono disoccupato. Quest'estate ho la prima gara di triathlon della mia vita, per cui devo ridurre la mia massa grassa, allenandomi tutti i giorni, evitando di mangiare cibi ipercalorici. Scusa, scusa, sapresti dirmi a che ora verrà offerto quello che con un francesismo tra l'altro di origine incerta viene chiamato buffet? Che c'è? Ti perplime il mio modo di parlare? Bisogna smetterla con questa semplificazione tout court della lingua e ritornare ad un uso più raffinato del linguaggio. Scusa, ma chi sei? Poi quello che mi perplime è che tu sia così interessato al buffet. Di sicuro dopo essermi rifocillato farò anche un giro in libreria se ti interessa. Zona farmaci, centro medico estetico, area fitness, bucchiere, bio bar. Come vedi non è solo una libreria. Tutto qui dentro? Sei sicura? Sì, io sono sicura, ma tu sei quanto superficiale. Vabbè, comunque è inutile cervellarsi, eh. Sempre di inaugurazione si tratta. E ad inaugurazione è dopo che vi sia il buffet. Ed io di inaugurazioni me ne intendo, mia cara. Ma ti rendi conto? Ti rendi conto? Cioè, qui dentro servono solo centrifugati di frutta e verdura, tristi e in sapore. Non ti farebbe male mangiare qualcosa di sano? Mia cara, guarda che il cibo sano non è per tutti, eh. Io non sono né ricco né snob. Io mi accontento e godo solo con il junk food. Guarda che non c'è bisogno di essere ricchi per nutrirsi bene. Ah, quanto è vero il proverbio. Siamo quello che mangiamo. Proverbio. Proverbio. Mia cara, guarda che l'aforisma che hai appena enunciato è alla base del pensiero filosofico di Feuerbach. Melanzana francese e sedano. Questo qua, con le gallette di riso integrale a basso contenuto di sodio, è la morte sua. Eppure la morte mia, dì, bevi. No, grazie. Ma non è per il centrifugato. Ma mi irriti così tanto che da te non accetterei neanche un calice di champagne. Ti gradisce qualcosa da bere? No, che il mio cane va matto per il finger food. Ah, un po' d'acqua magari, eh. Prego. E di che razza sarebbe il tuo cane? È una razza molto vorace. Ma che scherzo, io con questi domani ci faccio colazione, pranzo e cena. Sei uno scroccone senza dignità. Scroccone professionale.
signorina? Che io possa essere dannato se non ti amo. E se così non fosse, non capirei più niente. Tutto il mio folle amore. Che c'è? Non dirmi che Pasolini ti è indigesto. Acqua. Sicuro che non vuoi il centrifugato di merenda? Acqua, acqua, acqua. Va meglio? Comunque io sono Riccardo. Piacere. Io mi chiamo Luce.